amici di foxsport.it, evento speciale, parola al nostro amico e collega. Bene, sono Valoppi, siamo qui con un uomo grande ma più che altro grosso. Si chiama Flavio Chiarandini e oggi questa splendida cornice della palestra di Nimis ha deciso di chiudere la sua carriera calcistica giocando l'ultima partita di calcio a 5 degli Amatori Forever con i suoi due figli e ha chiuso una parabola. Quanti anni di calcio? Tanti, perché ne ho 54, ti lascio fare i conti a te, ho cominciato 10 anni, quindi sono tanti anni che gioco a calcio, prima nel calcio dilettantistico partendo dal settore giovanile, tra fila naturale, in quegli anni nel settore giovanile, sono arrivato fino all'eccellenza nel 72, c'è una signora eccellenza che giocava Monzano e poi ho fatto tutte le categorie finché un giorno ho deciso di chiudere la carriera, diciamo, dilettantistica per passare a quella più bella, secondo me, degli amatori. Però anche lì mi sono un po' stancato perché ho visto che stavamo diventando, tra virgolette, professionisti anche tra gli amatori. E quindi ho raccolto l'invito di Paolo Comini e soci di venire a creare questo gruppo qua delle Amatori Calcio. Prima eravamo quasi tutti dipendenti Telecom, si era creato una squadretta a livello di Crea Telecom. E di questo devo ringraziare Paolo e tutta la... adesso non vorrei dimenticare nessuno, ma ringrazio tutti sentitamente per queste, penso, non so, 7-8 anni che ho fatto qui con loro, sono stati meravigliosi. E diciamo che io all'inizio volevo chiudere giocando una partita ufficiale, che fosse fra i dilettanti, che fosse fra gli amatori, con i miei due figli. Ho tanto fatto, ho tanto lottato, finché ce l'ho fatta, ci sono riuscito qua sono oggi a festeggiare con loro e con il resto della comunità. Beh, quindi loro porteranno avanti il calcio a casa vostra. Sì, fa solo quello. Non... E arriveranno almeno alla tua età a questo punto. Ma io ho un'aspettativa di vita atletica, se non altro. Io lo auguro, magari di fare anche meglio di me, sarà difficile. Beh, ma sarebbe ancora un bell'uomo qua davanti, dai. La moglie è venuta a vederti, è contenta. Lei è, diciamo, che se mi ha sopportato in tutti questi anni, poi vuol dire che per me quegli anni, quando avevo 25-30 anni, il calcio era l'aria che respiravo, il pane che mangiavo, lei mi ha sopportato. Avrà qualche tuta in meno da lavare adesso? Sì, questo sì. È già qualcosa. Grazie a voi, saluto Sandro come avessi ringraziato voi tutti dei Amatori Forever. Ciao a tutti. Ciao. E Paolo che era nascosto qua dietro. Addio del numero 2.